Buongiorno e bentornati nel mio canale. Oggi svuota la spesa. Lidl S Lunga, quindi iniziamo subito. Le prime che vi faccio vedere sono cose prese all'S Lunga. Immancabili ormai dai miei due o uno, non mi ricordo neanche più quanti sono, video che faccio di svuota la spesa, i cornetti vegani dell'S Lunga. Se non li avete mai provati, provateli, perché se dovessi dargli un voto da 1 a 5, assolutamente 10 come minimo. Poi ho preso i cracker della misura alla soia perché mi piacciono veramente tantissimo. Questi sia da soli sia accompagnati magari con un formaggio veg, sono davvero buoni. Provate anche questi se non li avete mai assaggiati. Poi vi faccio vedere subito questi così poi li metto in freezer. Allora, sono stati una scoperta, ve ne parlerò nel video in cui appunto do i voti agli alimenti che ho provato appunto da quando ho iniziato questa dieta vegetale e questi sono tra i più buoni in assoluto di questa marca che è la Food Evolution e questi sono i miei preferiti, sono gli straccetti di pollo. Vi assicuro che nel pane tipo, non abbiatemene, kebab oppure anche da soli con dell'insalata della verdura sono spaziali. E poi sempre della stessa marca i dadini alla pancetta. Questi vanno benissimo se fate una finta carbonara tipo alle zucchine oppure così come li vedete, cioè insomma sanno l'odore, ricorda quello della pancetta, quindi potrebbero andare bene come sostituto in qualsiasi ricetta dove la pancetta è necessaria. Li metto via e torno subito. Continuiamo con, ho preso, vabbè, scorta di lievito per dolci e per focacce, pizze salate. Io mi trovo molto bene con questi di Esselunga, controllo sempre che le sigle non contengano appunto derivati e devo dire che mi trovo benissimo, in più il prezzo è anche basso, perciò ben venga. Poi ho preso le gocce di cioccolato extra fondenti, anche qui ho controllato che non ci siano dentro cose strane, anche perché le uso tantissimo per fare i biscotti con una ricetta velocissima che in 5 minuti sono fatti e sono davvero eccezionali. Poi ho preso i pinoli perché ultimamente mi sto dando tanto alla creazione di pesti, ma diversi dal classico pesto alla ligure. Poi vabbè, gli assorbenti, ma non credo che vi interessi. Ho preso la besciamella vegan della Valsoia perché io di solito la faccio, però voglio averne sempre una d'emergenza in dispensa. Poi ho preso degli altri pomodorini che vedrete che ho preso anche al Lidl, ma perché questi erano in offerta e il fatto che non ci siano due contenitori di plastica, ma solo uno, anche se non è una cosa che mi piace, però finché purtroppo non saranno in stagione, ma come vi ho detto nei video precedenti, io ne mangio veramente tanti, soprattutto con le piadine, eccetera, a questi, alle zucchine. Non riesco a rinunciare, sono le uniche due verdure fuori stagione che mangio, per il resto mi attengo alle verdure di stagione, però pomodorini e zucchine sono una droga, non ce la faccio proprio senza. Poi ho preso due confezioni di mandorle, anche perché le uso tantissimo proprio per quei pesti che vi dicevo, mi piacciono da morire. Il pesto, quello con i pomodorini secchi. Sott'olio, i pomodorini freschi, le mandorle, il basilico è una roba spaziale. Poi ho preso, vabbè, i miei unconventional burger che sono buonissimi, peccato per il prezzo perché ne riesco a comprare solo due alla volta perché sono 4,59 euro, non sono proprio pochini. Poi ho preso gli yogurt, uno alla pesche maracuja della Valsoia, che è il mio preferito in assoluto, mi sembra di mangiare il fruttolo, non so quanti di voi sapranno che cosa sia un fruttolo e quanti di voi l'avranno mangiato, ditemelo nei commenti se l'avete mai mangiato, se vi piaceva, e poi quello bianco per delle preparazioni che possono essere anche salate volendo. E poi ho preso la mozzarella, perché come sapete Raffa invece è onnivoro e quindi mangia sia la carne che il pesce che i latticini, anche se, come dicevo nei video passati, in quantità ridottissima. Anzi, è stato lui a dirmi in questa spesa di non comprargli carne.
poi ho preso sempre Esselunga il digestivo, questo è, allora, sostanzialmente è zucchero, bicarbonato di sodio, acido malico o malico, non lo so, sciroppo di glucosio, aroma di limone, succo disidratato di limone senza glutine. Questo qua ogni tanto fine cena io li sgranocchio perché mi aiutano a digerire, avendo spesso problemi di digestione. Poi ho preso un altro latte di soia, questo qua è quello dell'Esselunga che è privo di qualsiasi zuccheri, sale eccetera, e va benissimo per le preparazioni che non devono essere zuccherate. La passata di pomodoro, qui ho controllato anche qui che non ci fossero dentro cose strane, in più il pomodoro è italiano. Il Winnie's per i piatti, purtroppo non ho trovato la confezione quella ricaricabile che uso solitamente, ma solo questa, purtroppo però mi è finito il detersivo per i piatti e non se ne poteva fare a meno. Poi finalmente ho trovato il vino bianco per cucinare vegan, quindi sono sicura che non ci siano dentro derivati, come vi dicevo nel video, derivati dove non ve li aspettate, andate a vederlo se non l'avete visto. E per ultimo ho preso dei succhi di frutta alla pesca, questi ne prendo proprio una confezione ogni tot, perché è un'altra mia droga, però devo cercare di limitarmi, cioè se li ho in casa durano 3 giorni, quindi cerco proprio di comprarli una spesa sì e 10 no. Tra l'altro ho notato che hanno fatto la cannuccia, non so se notate, rivestita in carta e non in plastica, quindi sono molto contenta di questo cambiamento. Questa era la spesa Esselunga. C'è altro? No? Basta, mi pare che per l'Esselunga erano queste le cose. Passiamo quindi alla spesa Lidl, che è molto più ampia. Io direi che però prima vado a mettere le cose in frigo della spesa dell'Esselunga e ci rivediamo tra poco. Eccomi qui, pronta per farvi vedere la spesa Lidl. Allora, spesa Lidl, ho preso i My Best Veggie medaglioni ai funghi, buonissimi, assolutamente da provare, che adesso fanno in questa confezione, però sono sostanzialmente la stessa cosa e ne ho comprate 2 confezioni. Poi ho preso, alcuni prosciutti, come vi dicevo, per Raffa, che metterò a parte, nella parte ripiano frigo solo per lui praticamente. Poi ho preso i fiocchi d'avena con cui faccio diverse preparazioni e mi trovo benissimo con questi piccoli. Faccio la granola, faccio alcuni biscotti, insomma al porridge anche, cioè ce ne sono veramente tantissime di ricette ed è ottimo, mi piace tanto questo qui. Poi ho preso 2 confezioni di zucchero grezzo, ma di barbabietola, quindi non di canna, con cui mi trovo meglio rispetto a quello di canna, perché quello di canna dovrei prendere il dark, quindi quello non lavorato, ma un retrogusto di liquirizia che in alcuni in alcune preparazioni si sente troppo. In più io metto lo zucchero anche nel pomodoro per togliere un po' dell'acidità, perciò gli cambia il sapore, quindi non mi fa impazzire, con questo mi trovo meglio. Poi ho preso della farina, in questo caso è farina bio tipo 00, anche questa la uso per alcune preparazioni, non per tutte. Il cacao amaro in polvere, perché anche qua lo uso per un sacco di cose. Poi i sacchetti dell'umido. Poi ho preso, che c'era questo, non so, non mi ricordo più se è in offerta o meno, ma 2 kg di riso carnaroli italiano, e questo io uso riso come se non ci fosse un domani, perciò ottimo averlo preso. E poi ho preso l'olio di semi di girasole e di mais, che uso nelle preparazioni dolci, sì, solitamente dolci, con le salate difficilmente. E poi ho preso sempre il Winnie's per pulire il bagno. Poi vediamo, ultima? No, ce n'è una piccola, facciamo prima questa qui piccolina. Ah, allora, al Lidl, se vi interessa, almeno nel mio Lidl, c'erano gli unconventional burger, ma quelli al pomodoro. Ne ho preso una confezione per provarla e vi posso anche dire quanto l'ho pagata. Aspettate,
Vediamo un po'. Non lo trovo. Fantastico. Aspettate, ce la posso fare. Era scontato del 10%, 2,99 euro. Buttali via, ne costa 4,59 solitamente. Quindi, se vi interessa, andate, fateci un salto e prendetelo da provare. Se è buono come quello normale, io ve lo straconsiglio. Poi ho preso, vabbè, due pasta sfoglia con cui mi trovo benissimo, quelle del Lidl. Allora, sto già dividendo le cose frigor non frigor, così non confondo. Poi, sempre della linea Italiamo, ho preso queste foglie di olivo agli spinaci. Sono semola di grano duro, acqua, spinaci. Stop. E provo a farci qualcosina oggi a mezzogiorno perché mi ispirano particolarmente. Poi ho preso per sicurezza da tenere sempre lì le piadine romagnole sempre di Lidl che non contengono strutto, non hanno derivati animali e le tengo sempre d'emergenza qualora non riesca a preparare le mie. Poi ho preso le noci di acajou che ho scoperto essere praticamente gli anacardi, non lo sapevo, io pensavo fossero due cose diverse. Queste qui, anche qua per tanti preparati, sia dolci che salati, si possono fare anche i formaggi con gli anacardi, oltre che i dolci. Poi ho preso immancabili i datteri, sono diventati un'altra droga, divento matta per i datteri, li ho sempre snobbati, mi hanno sempre fatto schifo, alla sera se non mangio almeno 3 datteri a sera, mi vengono le crisi isteriche. Poi cioccolato fondente fair trade, quindi altra cosa importante da controllare quando si acquista il cioccolato, il caffè, lo zucchero forse anche, non mi ricordo più. Gnocchetti di patate, semplicissimi, solo patate praticamente, patate, purea di patate, farina di grano tenero, sale, aromi naturali, spolvero di farina di riso. Stop. Poi, sempre della stessa linea, gnocchetti alla tirolese, che tra l'altro non ho guardato. Ah, accidenti, questi hanno le uova. Fail. Vabbè, niente, li mangerà Raffa. Glieli farò solo lui, che non gli piacciono. Quindi, niente. Lupi, quando vi inviteremo, vi farò questi gnocchetti alla tirolese, che voi potete mangiarli. Poi ho preso due confezioni di funghi champignon. Questi qua, avevo voglia di funghi, ma di funghi fatti da me, non funghi surgelati. Poi ho preso il purè di patate perché all'interno c'è la patata in fiocchi e serve per alcune preparazioni di ricette vegan, quindi non andrò poi ad aggiungere il latte, a fare cose chissà di che tipo, ma userò la busta del purè appunto per fare alcune preparazioni. Poi ho preso. Siamo. No! Il seitan al naturale che volevo provarlo e il tofu al naturale, sempre di Lidl. E in ultimo due confezioni di farina zero, sempre di Lidl. E voilà. E stop, ragazzi, fatto. Vi ho detto tutto quanto. Tutto quello che ho preso, se c'è qualche cosa che vi interessa particolarmente, scrivetemelo nei commenti. Presto arriverà il video sui voti che ho dato a tutti i prodotti nuovi che ho assaggiato appunto da quando ho cambiato la mia alimentazione. Per tutto il resto, come sempre, iscrivetevi, attivate la campanella così vi arrivano le notifiche di quando metto video nuovi. Mettete, ovviamente scherzavo perché sono mentecatta e ho ancora una borsa dietro di me, quindi vi faccio vedere davvero le ultime cose. Poi magari per il saluto. Insomma, tenete buono quello di prima. Avevo preso i piattoni, altra verdura che mi piace da morire. I pomodorini di cui avevo parlato. Zucchine, immancabili. Patate, che mangiamo senza proprio ritegno e vergogna. Amarene sciroppate, cioè io tra una settimana vado dalla nutrizionista. Secondo voi mi mette nella dieta le amarene sciroppate? Secondo me no.
Quindi dovrò mangiarle tutte prima di andare dalla nutrizionista. Sì, mi sembra un'ottima idea. E i capperi che mi fanno schifo, ma piacciono tantissimo a Raffa. Adesso davvero vi ho detto tutta la spesa che ho fatto. Niente, vi rimando al pezzo di prima dove vi salutavo. Adesso vi dico solo ciao e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!